Rising Team. Una vincente festa dei motori, quella che si è svolta nel weekend del 5-6 dicembre sul circuito del Sele a Battipaglia, con una motivazione su tutte, quella di riunire una moltitudine di appassionati per celebrare il 45esimo compleanno della mitica Scuderia Vesuvio, rinata grazie all'entusiasmo travolgente del suo presidente, la gerolese Valentina Campora, anima di un team fondato nel 1970 dai tre pionieri Ciro Nappi, Dario Cusani e Giuseppe Cannella e tornato da alcuni anni energicamente alla ribalta. Oltre 170 i partecipanti allo Scuderia Vesuvio Celebration Day, che ha condotto sul tracciato salernitano la passione irrefrenabile di grandi protagonisti in tutte le specialità del motorsport, dal campionato italiano velocità montagna ai rallies, dagli slalom alla pista, accomunando però vecchie glorie a nuovi talenti nell'intento precipuo di ridare vigore ad uno stile popular di intendere l'automobilismo sportivo, tale da consentire a chiunque di scendere in campo, anche rimettendo in moto vetture scadute di omologazione, per il gusto di rivivere momenti di aggregazione che vanno ben oltre i risultati prettamente cronometrici. Il significato delle iniziative promosse dalla New Scuderia Vesuvio risiede anche nella possibilità reale di conservare e valorizzare un patrimonio tecnico ed umano che non va assolutamente disperso, bensì consegnato intatto alle nuove generazioni. Grazie al lavoro di un valido e dinamico staff, al sostegno di diversi sponsor, alla collaborazione con il prestigioso Classica Club Napoli ed il Mito Delta Club e in primis all'adesione massiccia di iscritti, la due giorni del Celebration Day, connotata da forti valenze sociali, ha riscosso un notevole successo sotto tutti i punti di vista, a cominciare dall'affluenza di pubblico che ha invaso le tribune del circuito del Sele gestito dalla famiglia Rinaldi. L'occasione è servita anche per festeggiare la felice conclusione della stagione agonistica 2015 della Scuderia Vesuvio, che annovera tra le sue fila il grande pilota napoletano Piero Nappi, neo vincitore 2015 del CVM gruppo E1 Over 3000. Con la Ferrari 550, Nappi, vera punta di diamante dell'associazione agerolese, ha dato spettacolo in pista, dimostrando l'innata grinta che contraddistingue la sua intensa carriera agonistica. Ma la kermesse salernitana della Scuderia Vesuvio ha compreso un folto gruppo di altri prestigiosi nomi dell'automobilismo nazionale, a partire da Gianluigi Picchi, pilota Alfa Romeo, eccelso portacolori della Scuderia del Portello, detentore di un importante palmarès che include anche il titolo di campione europeo turismo nel 1971. La sensazione che ho è che qui la passione per l'automobilismo vero ci sia ancora, perché è quell'automobilismo che ha dettato dall'amore per la propria macchina, da metterla in pista, dal curarla specialmente, dal prepararsi, perché in fin dei conti una corsa poi è il compimento di un processo lunghissimo che parte da molto lontano per la preparazione della macchina. E quindi sì, l'espressione di grande passione, quella passione per il motorsport che è rimasto in questo tipo di manifestazioni soltanto e che andrebbero incrementate per dare modo a coloro che hanno macchine anche passate omologazione questo e quell'altro di portarle in pista. Intanto diventa un'opera di divulgazione di quello che è stata la storia dell'automobilismo e poi per soddisfare anche la vanità personale di possedere un modello di macchina e mostrarlo e guidarlo. Sì, è una passione. Già a partire da sabato 5 dicembre, il paddock del circuito del Sele si è trasformato in un affollato palcoscenico per team e factories che hanno scritto pagine importanti del motorismo italiano, come ad esempio Dalmazia Motorsport e Autosport Sorrento. E nello stand della nota scuderia sorrentina, nella pausa degli stint cronometrici, abbiamo colto le sensazioni di due fra i più irriducibili e coriacei drivers campani, l'imprenditore Paolo Scudieri, di eccellenze campane, e Giuseppe Casillo, entrambi felicissimi al volante delle splendide Radical dell'Autosport Sorrento. Sempre con Scuderia Vesuvio, che rappresenta la storia dell'agonismo campano e che ha portato tanti trofei, tanti premi e premiazioni agli appassionati. Una grande organizzazione, oggi è una giornata meravigliosa per tutti gli sportivi, automobilisti, vedo di tutte le età e quindi mi conforta perché ho trovato anche qualcuno più anziano di me, quindi mi fa molto molto piacere.
Il tuo trascorso è più rallistico che pistaiolo, forse ricordo male. No, rallistico molto molto antico, ma prevalentemente pistaiolo. Dalla 500 con il trofeo 500 Abarth a Ferrari con il 458 Challenge e poi questa prova con Radical che è veramente divertente. Primo prototipo della tua vita? Primo prototipo della mia vita, sì. Effettivamente, la guida con la testa fuori dalla macchina, come si dice. Un'altra sensazione, un'altra adrenalina da aggiungere a quelle che avevo già provato. Un grazie a Valentino Acampora che ci ha dato questa opportunità. È stato un momento veramente di gioia, rincontrare tanti vecchi amici è sempre un piacere. Tu grande pistaiolo, almeno questo ricordo che noi abbiamo di te, oggi su una Radical, come te la cavi con i prototipi? Beh, diciamo che la mia partenza è con i rally, poi per questioni di tempo mi sono dato alla pista e devo dire è una macchina eccezionale. Il team Autosport Sorrento è un supporto importante, hanno veramente una professionalità unica, sono macchine divertenti al 100%. Vetture rally, prototipi da cronoscalate, auto da pista e da slalom hanno reso indimenticabile lo show del Celebration Day, impreziosito da creature sportive di ogni età, fra cui esemplari della famiglia Abarth, ma anche regine di Maranello e un gioiello di nome Lancia Stratos, condotto sul circuito del Sele da Mimmo Lobello. I giri cronometrati si sono svolti in assolute condizioni di sicurezza, con la regia del simpaticissimo direttore di gara, il trapanese Francesco Tartamella, e il divertimento è stato immenso, in un clima di coinvolgente condivisione. Sulla pit lane, con un sorriso smagliante, il più convinto di tutti è apparso proprio Ciro Nappi, fondatore della ultra blasonata Scuderia Vesuvio. Vedo che Valentino veramente si dà da fare per portare avanti questa bella iniziativa. E vedere tutta questa gente appassionata dopo tanti anni è veramente un piacere. Vedere 180 macchine è difficile vedere, trovarle oggi in giro per l'Italia. Nessuno. Oggi ti abbiamo visto davvero divertito e anche decisamente emozionato dopo i tuoi giri in pista. Com'è andata? Io non è che una volta all'anno li provo, poi è una macchina che io tengo dall'80, quindi ho fatto i campionati nell'81, di trovarmi sulla stessa macchina, cambiando un po' qualcosa, un po' di anni, comunque la macchina è sempre divertente. Poi. Di assoluto rilievo anche la presenza del pluricampione italiano slalom Luigi Vinaccia. La Scuderia Vesuvio ha fatto i 45 anni e quindi Valentino Acampora mi ha invitato e non potevo mancare, infatti ho portato tutte le macchine mie per festeggiare insieme a tutti quanti. Lo sport alla fine unisce tutti, si è unito il tempo più il... Allo sport abbiamo fatto una bella giornata di pubblico, di macchine, ci stanno tutti i campioni di tutte le specialità e anche le vecchie glorie, quindi è stata una cosa molto bella per tutti quanti. A colpire in maniera particolare è stata anche la presenza di molte giovani leve che hanno aderito al Celebration Day, afferrando immediatamente il senso di questa manifestazione, che negli obiettivi della Scuderia Vesuvio testimonia la volontà di dare un nuovo corso al motorsport partendo dalla base. Fra i tanti, proveniente da una terra benedetta per i motori, il siciliano Giuseppe Corona, impegnato nel CVM e fresco campione del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud. È stato un onore per me partecipare qui, e tra l'altro ho avuto una macchina in prestito di Luigi Vinacce, quindi cioè ancora più onore per me guidare un mezzo suo, che tra l'altro non dà mezzi a nessuno, ma ha avuto questo piacere di farmi guidare una macchina. E niente, questa grande festa, un bellissimo evento, complimenti alla Vesuvio perché è giusto e valorizza tanto la scuderia mettere in programma un evento del genere durante l'anno. Al termine del fantastico evento targato Scuderia Vesuvio, a tutti i partecipanti è stata consegnata una targa ricordo. Trafelato ma visibilmente carico di adrenalina racing, il presidente Valentino Acampora ha rilasciato un emozionato commento finale, lasciando presagire la bontà dei programmi in cantiere per l'immediato futuro e l'intenzione di dar vita a progetti sempre più ambiziosi. È andata benissimo, vedo i sorrisi, vedo che i piloti, la gente a corsa è rimasta super felicissima. Queste sono le cose che noi vogliamo, abbiamo
fatto un anniversario come ci aspettavamo, veramente soddisfatti e contenti tutti. Vecchie glorie, ma soprattutto molti volti di ragazzi, è una specie di passaggio di testimone in qualche modo. Eh sì, noi dobbiamo dare la possibilità a questi giovani che hanno questa passione per l'automobilismo di metterli poi a tu per tu con auto e pista. Queste feste che poi non sono gare, sono soltanto si cimentano a fare dei giri così in pista, diamo la possibilità a tutti di poter provare la propria vettura, sempre nei limiti della sicurezza che a cui teniamo tanto e guardiamo con un interesse particolare. Cioè noi cerchiamo, e questa è una cosa che la scuderia cerca di fare da quando siamo nel mondo dell'automobilismo, è l'educazione alla velocità, l'educazione stradale, è una cosa a cui teniamo tantissimo, e quindi questi giovani li facciamo divertire nello stesso tempo nel pieno della loro sicurezza. Con un grande entusiasmo di cui tutto il mondo automobilistico, non solo campano, ti sta ringraziando già da tempo, perché la scuderia Vesuvio ci crede così tanto da riuscire a creare dei momenti di incontro che sono veramente di incontro, è il momento in cui ci vediamo tutti in realtà. Noi questi sono gli obiettivi della scuderia, dei ragazzi che mi supportano, che mi aiutano sempre. Stiamo cercando di creare un movimento di passione di automobilismo qui in Campania e al sud, voglio dire, perché c'è soltanto da mettersi in gioco e da portare di nuovo la gente negli autodromi e i piloti sulle auto da competizione. Si può fare, è un sogno che abbiamo noi tanti appassionati, di riportare il centro dell'automobilismo qui al sud per fare una manifestazione tipo la settimana dell'automobilista che si faceva a Napoli nei trascorsi, e ci può lavorare, io ci credo. Ringrazio tutti i partecipanti, dai piloti agli spettatori, in particolar modo agli sponsor che ci hanno dato la possibilità di fare tutto questo, che sono il gruppo Perrella, Eccellenze Campane, poi ci sono tanti amici, CF Design, Autorelli, Subaru, Marmi Battimelli, la Peugeot, Buono Cuore di Agerola, naturalmente Tabacco Road, che è un carissimo amico, e naturalmente Classic Car Club, Mito Delta Club, l'ACI Sport che ci ha supportato e abbiamo fatto una grande manifestazione. Ringrazio tutti. Resident Evil.